vegetazione più... In mezzo alle felci. Fittissima. La Gaiga, giro terminato, ce l'abbiamo fatta, 2 ore di camminata, un bosco stupendo, strepitoso, e questa è la fine. Adesso si rientra al camper, un'altra forse mezz'oretta e ci siamo, e poi ci spostiamo da lì, credo. E vabbè, è andata bene, e il camper, se questa strada prosegue, ce l'abbiamo a 5 minuti. La galleria è qua dentro a sinistra e noi stiamo passando dietro, ma speriamo che poi di là sia aperto. 17 minuti e siamo a Santa Cruz de la Palma, pranziamo lì. Bellissima escursione ragazzi, di 2 orette. Pazzesco, bellissimo, pieno di felci, infatti è caratteristico di questo bosco, la felce. Vabbè, 13 km e ci parcheggiamo a Santa Cruz. avanzi un altro. Quello è avanti, questi sono avanzi ragazzi. Comunque ci stiamo mangiando la paella che ho comprato avanti ieri. Ne abbiamo ancora, è finita, ne abbiamo ancora. Ne hai comprata ieri, non avanti ieri. L'ho comprata ieri, che cavolo, quindi ce l'abbiamo da pochissimo. Ne abbiamo ancora, ci siamo mangiati tutto da ieri. Ne abbiamo ancora. Poi abbiamo ancora lo spezzatino, abbiamo un sacco di cose buone. Poi il riposino qui di fronte al mare. Beh, vi faccio vedere dove ci siamo parcheggiati. Panorama ne abbiamo, eh. Guardate. Poi il riposino e poi entro le 5 dobbiamo essere a Santa Cruz per incontrare di nuovo Rafa. Ciao. Buon pomeriggio ragazzi. Ciao. 4,6 km e si va a Santa Cruz, siamo arrivati, 6 minuti, ci parcheggiamo nel primo parcheggio che abbiamo utilizzato dopo che siamo sbarcati nell'isola. C'è Rafael lì che ci aspetta e poi dobbiamo solo aspettare gli occhiali. Abbiamo visitato praticamente tutta l'isola, montagne, interno, tutta la costa, il sud, spiagge, le città. E quindi potremo anche già lasciare l'isola e andare a Tenerife, ragazzi. Prima di andare da Rafa, ovviamente, il pieno di gasolio a 1,16 euro, ragazzi. Ne approfittiamo. Sinistra. 25 litri, ragazzi. Avevo metà serbatoio e 30 euro ho fatto il pieno. In Italia lo stavo facendo il pieno con 100 euro e oltre, perciò 30 euro. Eccolo qua il nostro primo parcheggio di Santa Cruz. Oggi è ventoso. Parcheggio pessimo questo, non mi piace però. È arrivato anche Rafa, ce ne stiamo insieme in questo parcheggio, poi vedremo cosa fare. Mi sa che lui domani ha una visita, quindi va direttamente a dormire nel parcheggio dell'ospedale, se non sbaglio. Adesso facciamo 2 passi con Rafa al centro di Santa Cruz, ci beviamo una cosa e poi credo che andrò via da lì, perché c'è quella polverina che vi ho detto ed è micidiale, si riempie tutto. Credo che torneremo a Los Llanos. Thank you.
Grazie. Vamos a la messa. Sì. Salute. Salute. Due birrette con Rafa fatte, una bella chiacchierata e poi sento sempre di più lo spagnolo e poco poco imparo. Adesso ci spostiamo da qui perché vi ho già detto che non mi piace il parcheggio, tanto Davide e Rita avranno finito di studiare. Un'oretta di camper, andiamo dall'altra parte, nell'altra costa, si chiama Tassacorte. C'è una spiaggia, ci sono ristoranti, si può fare una bella camminata al lato del mare. E poi ci rincontriamo domani con Rafa perché lui abita a Los Llanos, che è poco sopra Tassacorte. Quella! Ciao! Ciao bello! Ciao, come va? Ciao bellissimo! Rita, partiamo, eh! C'è un bel parcheggio in una città sotto Los Llanos, quindi siamo vicinissimi a Los Llanos. E ci sono ristoranti, la spiaggia. Andiamo. Viene anche Rafael? Si parte subito, 52 minuti, andiamo dall'altra parte dell'isola. Rafa mi ha detto, stavamo chiacchierando con la birrettina al bar e mi ha nominato un posto che non abbiamo ancora visitato con Rita. E allora partiamo subito. Mi dispiace molto che non possiamo farvi vedere lì l'isola, non possiamo farvi vedere questa parte dell'isola perché è buio. Però per andar via poi ripasseremo da qua al contrario, ve la faremo vedere successivamente. Qua ragazzi siamo in un altro tunnel della cordigliera dove ci sono tutti i vulcani nuovi che hanno creato la parte sud dell'isola. E infatti si chiama tunnel del Cumbre Vieca. Siamo riusciti a parcheggiare anche oggi, siamo a Tazzacorte e c'è anche una bella spiaggia, ci ha detto Raffa. È un parcheggio dove sta anche tanta gente che vive qui praticamente. Parcheggiano e stanno tanto tempo. E c'è tutto, si può buttare la cassetta, si può caricare l'acqua. Abbiamo appena conosciuto un ragazzo che vive qui in una roulotte, si chiama Ottavio. E ci ha dato tutte le indicazioni giuste. Adesso ci prepariamo da mangiare, mangiamo qualcosina, al solito riposino guardando la TV, ragazzi. Rita. Salutiamo, ci sentiamo domani, faremo vedere la spiaggia, i ristoranti, il lungomare, il parcheggio, staremo bene. Adesso sono stanco morto, ho guidato un'altra ora in notturna, è dura, tutte queste stradine strette, discesoni. Un po' di ansia. Sì, decisamente. A domani allora. A domani. A domani ragazzi, non vi intratteniamo con noi a cena. Sono stanchissimo. Buonanotte a tutti. Non dovete più temere, cittadini. C'è un nuovo supereroe in città che presto entrerà nella Marvel. Come si chiama? Non ho ancora deciso. Buongiorno a tutti, ragazzi. Parcheggiaccio. Vi faccio vedere. Parcheggiaccio a pochi metri dal mare, però niente di che. Adesso mi alleno qui, è molto sporco, molto, le persone vivono qui da molto tempo, quindi, e non ci sono servizi, quindi si scarica un po' ovunque. Purtroppo certe volte basterebbe poco al comune a sistemare le cose, per agevolare le cose. Tra l'altro ci sono persone che hanno perso tutto, che vivono qui perché si sono potuti permettere una roulotte, o una persona qua avanti alla macchina e poi ha fatto delle tende, dorme in macchina. Quindi bisognerebbe anche aiutare queste persone anziché rendergli la vita impossibile. Anzi, hanno messo dell'acqua, ho visto che qui c'è dell'acqua, quindi si può caricare dell'acqua, è almeno quello. Vabbè, mi alleno ragazzi, poi vi facciamo vedere la spiaggia, vi facciamo vedere questo posto. Oggi giornata nuvolosa. Ottavio è il ragazzo che ci ha aiutato ieri subito a parcheggiare, a dirci come funziona qui. E c'ha due cagnolini che sono la fine del mondo, guardate, appena nati. Che bellini. Quanto hanno? 20 di, 15 di. Nacieron el 27. C'è, che bellini. Gli abrieron los ojos. Belli, eh? Io l'allenamento l'ho fatto, mi manca l'ultima serie di addominali, poco poco di sudore, poco poco, due gocce, giusto per reintegrare più tardi con un bel pranzetto. Adesso si allena Rita e io dopo faccio vedere quei due cagnolini a Dato, stupendi. Fino.
Quanto sei bellino, mamma. Piccolino, eh? Sì, è troppo carino. L'ha visto, mamma? È carinissimo, sei. Bellissimo. Appena nato. Ha già un nome? No. Senti come fa. Sì. Tu accarezzandolo e la mamma lavandogli i sedili. Eh? Sta bevendo il latte adesso. Ah sì? Sì. Dai, io alzo il letto come l'altra. Lala, come sta mangiando? Fermo, mi faccio lì. La tetta che è grande. Sì. Senti come mangia. Che bellino. Aveva mai mangiato un cagnolino sopra di te? No, non penso. Probabilmente sta arrivando Raffa entro mezz'oretta, sono mezzogiorno e 20, quindi all'una meno 10 siamo pronti per andare a mangiare qualcosina nel lungomare. Viene anche Ottavio, il nostro amico con la rulottina, il proprietario dei cagnolini che vi ho fatto vedere. È una persona buonissima, mi fa molto piacere e mi farà piacere offrirgli il pranzo, perché sono persone che meritano. Appena gliel'ho detto, piacere, vieni a mangiare qualcosa con noi, chiaramente gli ho dovuto dire che glielo offrivo io, perché vivono qui con poco e nulla, se no mi avrebbe detto di no. E quindi appena gli ho detto vieni, mi fa piacere, ancora un po' si mette a piangere ed è stupendo. E quindi siamo io, Raffa, Ottavio, Rita e Dado. Andiamoci, mangiamo qualcosa nel lungomare, pesce buono, se non piove, perché sta per iniziare davvero a fare brutto tempo, eh? Meno male che c'è Rita, bella. Il tempo è brutto, ma Rita è bella. Non eri molto convinto quando l'hai detto. No, come no, ma stai scherzando. Ma stai scherzando. Mi sembrava molto ripresa per il culo. No, ma stai scherzando. Vero? Vero. Comunque, tempo pessimo, ragazzi. Tempo pessimo, ve lo faccio vedere. Questa è la piccolina celeste bianca e la rulottina di Ottavio. Vive qui da diversi anni, ma mi ha raccontato di tutto già, eh. Pensate la bontà, lui è venuto a vivere in una rulottina qui, ha dato la sua casa a una figlia, a tre figli, due maschi e una femmina, ha dato la casa alla femmina e adesso sta per diventare anche nonno. Quindi vive la figlia dove potrebbe abitare lui. È incredibile. O forse è normale, per i figli si fa questo e altro. E comunque guardate il cielo. Curiosone. A che punto sei? Pronto, adesso cerco la... 20 minuti, Raffa è qui. Ok, io sono pronta. Bene. Adesso si prepara anche Davide. Bene. Dado. Sì. Che asses? Stai cugando. Bien, 20 minuti e Rafael sta qui, eh? Va bene. E después vamos a comer in un ristorante cerca da qui in fronte alla playa. Bien. Por mí también. Te ho fregato. È arrivato anche Raffa. È arrivato anche Raffa. Si fa a mangiare, ragazzi. Vamos a comer. Chiudi tutto. Si va a mangiare. Sì, vamos. Qua coge l'insulina. Ah, sì. Tu hai preso tutto? Sì, ho preso. Le chiavi del camper? No, l'ho chiuso. Hai già chiuso la... Con la telecamera. Il camper chiuso, andiamo a mangiare. Tieni, Rita. Benissimo, quindi mi sono addormentato immediatamente. Oggi, ragazzi, la compagnia è questa, eh? Ottavio, Raffa, Rita, grande. Andiamo a mangiare pesce dove conosce Ottavio. Si paga poco e si mangia bene, ragazzi. Pesce fresco, pesce fresco. Ci sono delle onde altissime, ragazzi. Adesso ve le facciamo vedere, ma davvero tremende. Che belle, le vedevo da lontano, andiamo a vedere. Confraria pescato, sì. Vedete? Ah. Vabbè, sta bene? Sì. Allora, sono più alte di stamattina. Perfetto. Si chiama Guadalero, no? Devo dire che non ho mai visto nella mia vita cavalloni, onde così grandi. Se riesco con la GoPro ve le faccio vedere, ma non credo si possa mai apprezzare come dal vivo. Ma è mostruoso. Cavolo, è mostruoso. Fare il bagno qui sarebbe davvero da pazzi, impossibile, perché poi ci sono. Eh sì.
Scella quella dietro, Davide! Madonna! C'è! Mai vista! Che muro d'acqua così da vicino! Qua le persone si erano fatte anche delle case dentro le grotte, poi gli hanno dato i permessi e alla fine sono legali e autorizzate dentro la montagna. Questo è il lungomare, il porto di Tazzacorte. Tazzacorte. Adesso c'è un bel calduccio, eh? C'è un bel calduccio, sono arrivate un paio di gocce di piove. No, è dal mare. Avevamo il dubbio che fosse chiuso, invece ragazzi è aperto, stupendo, è aperto. Rita, oggi si mangia bene, si paga poco, che è importante, no? E quindi ragazzi, nel porto di Tazzacorte ci facciamo una bella mangiata di pesce, dove mangerebbero i local, e si mangia molto bene di sicuro e si spende giusto. Va bene? Ci piace. Ciao. Ciao. Vedete ragazzi, qua si mangia pesce fresco, pescato fresco. Per il limone in la penisola. Eh sì. Anche il mio regalo. Wow. Uno. Tu vino no, Rafa? No, sì. Bueno, ma sì. Medio para probar el seco, sí. Que a mí me gusta más el la fruta. E tu, Davide? No bevi? Oggi bevi. Ormai c'hai 11 anni. Una razón 7. Entonces 7, una razón. Vale, pues una razón. Tanti tanti saluti e auguri a tutti. Cinci ragazzi. È arrivata l'insalata per Davide, guardate che bella, c'è anche frutta, ci sono mele, c'è ananas. E finalmente è arrivata anche la nostra roba da mangiare, ragazzi. Il polpo alla gallega, bel piatto, con le patate sotto, servito in un tagliere di legno, bellissimo. Adesso è arrivato anche il pesciolone di Davide, noi non sappiamo il nome, non è né tonno né pesce spada, però è un pesce grande senza spine. Sposta questo papi. Un bel piatto di gamberoni, 7 gamberoni in 4, quindi ne mangerò 4 io, 5, 6 e 7. Volevo anche farvi vedere l'intera parrigliata del pescato, ma Rita ne ha già preso, eh. Ha già rubato un pezzo. Buonissimo. Buono, eh? Ragazzi, bellissimo pranzo e lo chiudiamo con un ciupito di limoncello, ragazzi. Salute a tutti. Ah, buono, muy buono. Ottimo pranzo fatto ragazzi, adesso si rientra in camper. Abbiamo mangiato molto molto bene, pagato 127 euro in 5, 25 euro a testa, mangiando pesce fresco. Abbiamo deciso di andare via, saliamo nuovamente allo Slianos, così possiamo fare i servizi, possiamo fare la cassetta qui e... qui c'è solo l'acqua, non si può, mi hanno detto che posso buttarla in un tombino, ma è complicato, fanno tutti così, eh? Però noi andiamo a buttarla dove realmente si può. Andiamo cuccioli, ci sono, andiamo. Buongiorno a tutti amici, oggi facciamo i biglietti per Tenerife. Oggi che giorno è, Rita? 14, 15, 13? Non capisco ancora perché non guardi il telefono prima di accendere la GoPro, ma fa parte di noi, fa parte di me. Allora, oggi è 13
Vogliamo essere a Tenerife prima del 7 perché inizia il carnevale. A Tenerife fanno un carnevale stile Brasile e quindi non ce lo vogliamo perdere e bisogna prenotare la nave. Quindi andiamo prima nel negozio degli occhiali di Rita, dove ha prenotato, dove si è fatta costruire le nuove lenti. Vediamo quando possono consegnarcele e se ci danno una data precisa facciamo i biglietti per andare a Tenerife per tempo. È arrivato Rafa, ha noleggiato una macchina e quindi ci accompagna lui. Poi dobbiamo fare anche delle lavatrici e speriamo che ci porti a fare anche quelle. Buongiorno. Hola Rafa, adesso stiamo andando prima a Opticalia a preguntare per la lente. Ragazzi, ci siamo avvicinati da Opticalia e non mi hanno chiamato, ma le lenti sono pronte, quindi siamo liberi di nuovo di spostarci, di viaggiare. Andiamo a ritirare, a prendere gli occhiali da Rita, così glieli porto e gli montano le lenti negli occhiali che ha già, perché l'occhiale è perfetto, erano le lenti rovinate. Uè, dammi gli occhiali, sono già pronte le lenti. Sono già pronte le lenti. Dammi gli occhiali. Bellissimo. In un'ora sono pronti tutti. Perfetto. A dopo, ciao. Eccoci qua, occhiali, adesso glieli portiamo. Non lo so se riuscite a vederlo, ma guardate in che condizioni aveva le lenti Rita. Veramente distrutta. L'ha dato correndo in discesa moltissimo. Molto. Ecco qui, Opticalia, gli lascio le lenti, un'ora e vengo a ritirarle. Parcheggio sotterraneo con tantissimi posti, comodissimo, al centro di Los Llanos, e adesso andiamo a fare i biglietti. Ho chiamato Rita e abbiamo deciso che rimaniamo altri 5 giorni qui nell'isola e poi andiamo a Tenerife, ragazzi. Le agenzie di sabato sono chiuse, quindi verremo lunedì per fare i biglietti. Nel frattempo visitiamo la chiesa di Los Llanos. Adesso Rafa accompagna il cugino all'aeroporto e poi ritorna qua da noi e andiamo a lavare la roba. Nel frattempo io e Rita andiamo a comprare qualcosa qua giù alla Lidl, qualcosa che ci serve. Andiamo prima a ritirare gli occhiali e poi al rientro passiamo alla Lidl e non è che poi con le buste me ne vado al centro, giusto? Occhiali pronti, ragazzi. Sei contenta, Rita, di aver ritirato le lenti nuove? Bellissima, bellissima. Bello, ci vedi bene adesso? Sì. Bene, allora vedi. Vedi, andiamo a fare cura, sì. Compriamo due vini della Palma perché tra pochi giorni la lasciamo e così possiamo regalare una bottiglia di vino alla dottoressa e al dottore che ci seguono, che seguono Dato. Due bottiglie di vino della Palma, bianco. Vino molto buono. Piacerà ai dottori di Dato. Rita e Dado sono entrati a fare un po' di spesa alla Lidl, io ne approfitto per fare un po' di saluti che non saluto da qualche video forse. Le richieste sono sempre di più, centinaia veramente ragazzi, centinaia. Adesso saluto Alex dalla Svizzera, ciao Alex, sei sempre con noi, un abbraccio. Marco da Reggio Emilia, quello che vi regalerà il parmigiano reggiano. Speriamo perché Dado lo apprezza, eh. Ciao Marco, grazie. A me non mi saluti mai, ti seguo da una vita. Esposito Vincenzo da Napoli, certo che ti saluto. Hai visto che ti ho salutato? Il discorso è che siete troppi a chiedere i saluti. Tutto qua. Robby, salutami quando puoi. Tore Porco da Gonnesa, tanti saluti Tore. E poi salutiamo Alfonso Giulia di Arco Felice. E poi Carlos Vasquez da Roma. Adesso sono a Lima. Messaggio richiesta fatta forse uno o due mesi fa e ti saluto adesso. Antonio da Benevento, ciao Antonio. Matteo Porco, Roberto Salentino, salutate tutti tranne me, salutiamo anche a te.
Salutiamo tutti, ragazzi, con grande piacere. Antonio e Lucia, spagnoli probabilmente. Siete meravigliosi, ci avete fatto vedere la bella Sicilia. Buon proseguimento, grazie, faccio i saluti di Spagna. Antonio e Lucia, eh sì, spagnoli. Andrea, Valentina e Fabio, tanti saluti anche a voi, ogni sera ci guardate. Grazie mille, ragazzi. E per ora basta così. Adesso aspetto Rita e torniamo in camper, c'è un caldo pazzesco. Anche oggi la giornata, ragazzi, volge al termine. Studio, quindi scuola, lavoro, e adesso Rita ci prepara degli involtini con pollo, salame, rucola e grana. E scaglie di grana, sì. TV, relax, totale, rimaniamo qualche giorno probabilmente anche qui in questa cittadina, perché stiamo molto bene, dobbiamo fare delle lavatrici, dobbiamo fare altre cosette. E poi, ragazzi, si andrà a Tenerife, eh? State pronti. Vedete questa invenzione? Buona. Con un sughettino risultano poi molto buoni. Hai una bottiglia anche qua sotto. Di? Bianco, nero. Di vino? Sì. Ah, è quello che mi hanno... Ah! Sì, però lo voglio mettere in fresco. È quello che mi ha regalato... Ottavio. Irrita un blanchito, blanchito frio, freschito. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, ragazzi. Con calma, poco entusiasmo. Poco entusiasmo che non c'è niente da festeggiare. Ragazzi, stiamo dirigendoci nell'ultimo posto della Isla Bonita prima di lasciarla. Stiamo andando a Playa El Charcón, a 16 minuti da Los Llanos. Dove l'hai sentito Isla Bonita? La chiamano così, tutti i canari la chiamano la Isla Bonita. E forse anche la canzone di Madonna era dedicata a quest'isola, Isla Bonita. Facciamo una piccolissima spesa alla Lidl e appunto 16 minuti e siamo nel parcheggio. Dicevo, è l'ultimo parcheggio di quest'isola perché poi andiamo a Tenerife, iniziamo a portarci in un'altra isola per visitarla e perché c'è il famosissimo carnevale. Siamo già intorno al 15 di gennaio. Oggi è 15 gennaio. 15, oggi l'ho azzeccato, ho detto intorno, invece è proprio 15. Si parte, ragazzi. Scarichiamo le grigie, la cassetta l'ho fatta alle 7 del mattino, ragazzi, e si parte. Lidl al volo, che è qui. Vediamo se riusciamo a parcheggiare il camper piuttosto. Solita spesa alla Lidl, l'avete vista già qualche volta. Vi lascio in camper e vi faccio vedere la spiaggia dove stiamo andando. A dopo. Questo è uno dei pochi posti che non abbiamo ancora visto. E poi, chiacchierando con Raffaele, ci ha detto che praticamente l'isola l'abbiamo visitata tutta. Siamo di nuovo in mezzo a tutto il disastro e la lava, e il Cumbre Vieja continua a fumare lì su, è sempre attivissimo. Ha sversato tanta di quella lava qui che ha battuto tutti i record precedenti dell'isola.